Benvenuti in un nuovo video e forza Juve ragazzi, forza Juve, sì ragazzi, sesta partita utile consecutiva e sei partite senza subire gol ragazzi. Venivamo da un periodo bruttissimo e io dissi, la partita con il Torino, se vinciamo con il Torino qui è la svolta. E infatti ragazzi è stata la svolta ragazzi. Oggi è stata una prestazione molto buona, soprattutto il secondo tempo. Il primo tempo un po' così così, ma il secondo tempo ragazzi siamo cresciuti. Abbiamo schiacciato la Lazio nella loro metà campo. Abbiamo iniziato a segnare un gol. Doppietta di Ken, ragazzi. Che oggi si è mosso anche molto bene. Ken, questo ragazzo, io, bisogna che ci sia soltanto fiducia. Questo ragazzo, devi dare fiducia, farlo giocare e ti dà delle prestazioni buone, ragazzi. Oggi, anche oggi ha giocato bene. È venuto dietro ad aiutare la squadra. Ha preso delle palle, ragazzi. E ha fatto doppietta. Quindi, doppietta non è un caso, ragazzi. Se fai due gol, primo gol è molto bravo a superare il portiere. E il secondo gol molto bravo a farsi trovare in area per fare il secondo gol. Poi giustamente Allegri l'ha fatto uscire per dargli la standing ovation, perché questo ragazzo gli serve molta fiducia anche da parte dei tifosi. E ragazzi, che dire, il primo tempo è stato molto un po' bruttino, eh. Abbiamo diverse palle, sbagliavamo, Quadrado non saltava mai l'uomo. E se facciamo questo, nel secondo tempo siamo entrati un po' meglio, ragazzi, messi in campo, poi piano piano abbiamo preso campo, siamo andati in avanti, ragazzi. La Lazio si è resa pericolosa soltanto alla fine, penso, col tipo di Felipe Anderson e poco altro la Lazio era una squadra che in trasferta non subiva gol dalla prima giornata contro Sampdoria e oggi ne ha presi tre, perché giustamente bisogna pareggiare, se no sta brutto, sa. E niente ragazzi, poi che dire, mi è piaciuto. Chi mi è piaciuto? Mi è piaciuto un po' tutti, diciamo. Però nel secondo tempo, il primo tempo un po' così così. Il secondo tempo, Bono Kostic con i suoi cross, è rimasto molto bene. Milik sfornato in due volte, poi alla fine anche lui l'ha messa dentro perché due o tre palle le aveva tirate in porta e o qualche errore oppure lente oppure vicino al portiere. Poi alla fine ragazzi anche lui giustamente si prende il gol e sono cresciuti molto tutti nel secondo tempo ragazzi. Buono Fagioli, mi è piaciuto molto. Buono Locatelli anche se non era in forma, si vedeva, però nel secondo tempo ha migliorato perché nel primo tempo ha fatto diversi errori. In difesa non si passa, in difesa anche se c'è Gatti non prendiamo gol da 6 partite. Mi sembra un sogno, mi sembra ragazzi, perché ultimamente fino a un mese fa, quant'è? 2 mesi fa neanche, venivamo da un periodo veramente brutto e perdevamo con il Monza, pareggiavamo di qua di là e invece ragazzi piano piano adesso siamo al terzo posto, abbiamo superato anche la Lazio, abbiamo superato. Ragazzi, io questa prestazione voglio perché nel secondo tempo mi siete piaciuti molto e non ho avuto mai la paura di che loro ci facessero del male. Poi sono entrati Chiesa sta molto bene, Chiesa si vede che sta molto bene, aveva il gol, ha fatto il cross per il gol di Milik, Di Maria un po' così così, all'inizio ha sbagliato qualche palla, poi alla fine ha preso anche lui forza e coraggio e ha fatto delle belle palle anche quella di Chiesa per il gol di Milik. E poi è entrato, chi è entrato ragazzi? Fatemi pensare un po'. Sono entrati chi? Chiesa, Di Maria. Ah, ecco. L'unico che non mi è piaciuto, che senza voto è Paredes. Ragazzi, 2 partite di seguito che Paredes entra, 2 partite di seguito che non tocca palla. Io non ho visto toccare palla da Paredes oggi. Non ha toccato palla. Mi sembra veramente strano, ragazzi, mi sembra. Però, vabbè, finché si vince. Poi adesso, ragazzi, c'è la fase del campionato. Vediamo, speriamo che Kostic non si è fatto niente di male. Kostic perché si è tirato, più che per noi, per lui per il mondiale, perché il mondiale adesso è alle porte. Se si è stato dietro la coscia, vediamo se va al mondiale, ragazzi. Ragazzi, io non volevo chiudere migliore il 2022 di Serie A con questa partita, con questa vittoria, ragazzi. Sono contento perché abbiamo fatto un bel 3-0 a detta di quelli che volevano che oggi la Juventus perdesse con la Lazio, i pseudo tifosi juventini, parlo, senza subire gol, solidità.
La squadra si è unita, si è compatta, anche vicino all'allenatore, quindi scordatevi che Allegri vada via prima di maggio. Ragazzi, che dire? Forza Juve, fino alla fine. Mettete like, commentate, condividete e buon maniere a tutti. Ciao ciao!